La parola di Cristo è potente e raggiunge ogni luogo, e dove arriva compie il suo effetto. Ora, questa donna si trova al di fuori del territorio di Israele, della Giudea, una donna di nascita sirofenice. La parola di Dio parla molto chiaramente, è una donna pagana e insomma non aveva nulla a che fare con la discendenza di Abramo, col popolo di Israele, con l'aspettazione del Messia, del Cristo. Eppure questa donna, con la sua fede, innanzitutto ci dimostra che conosceva Cristo Gesù, perché aveva sentito parlare di Lui. Vedremo alla fine di tutta questa storia che Gesù non è distratto. Gesù non respinge questa donna, non la respingerà sin dall'inizio. Gesù intanto vuole manifestare ai suoi, a coloro che dicevano mandala via, voleva testimoniare ai giudei, voleva testimoniare a quelli di casa sua quanto fosse grande la fede di una donna pagana. Dirà Gesù un giorno proprio agli israeliti, agli uomini che vantavano la discendenza d'Abramo: non ho mai visto una fede così grande in tutto Israele, parlando di quel centurione. Vi ricordate quando disse: io credo che, come dice la parola di Dio, Dio non respinge colui che va a Lui con una fede sincera. Credo che Dio non ha riguardi personali a culture, a popoli, a linguaggi, a nazioni, a colori di pelle. Dio è lo stesso Dio di tutti. Egli ha formato tutti e conosce il cuore di tutti. Ma una fede grande presume anche il saper aspettare.